Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, ben ritrovati in questa nuova video presentazione. Vi porto oggi un vigneto posizionabile, non è in realtà il primo che presento, ne ho già presentato uno diversi mesi fa. L'unico problema di quel vigneto posizionabile è che era sì molto bello perché era un vigneto collinare dove c'erano tutti i suoi sali e scendi, il vigneto era alto su in collina, era molto bello da vedere. Il problema è che occupava praticamente mezza mappa, era talmente grande che a parte forse in tre mappe, in tutte quelle disponibili su FS17, era praticamente impossibile da posizionare. Questo invece è molto più contenuto e si può utilizzare praticamente in ogni mappa, basta individuare un attimo un campo piano e lo si può subito utilizzare. Andiamo a vederlo un attimo allo shop e poi vi faccio vedere, vi spiego un paio di cose perché qualche problemino c'è e se non mi date retta un secondino poi vi perdete e non riuscite più a utilizzare la mod. Allora andiamo un attimo allo shop, lo troviamo in oggetti posizionabili. Abbiamo il suo punto vendita al costo di 1 euro dove andremo a vendere i nostri bancari d'uva, le nostre cassette d'uva. E abbiamo al costo di 70.000 euro il posizionabile, ovvero il vigneto vero e proprio con tanto di mini cascina. L'andiamo a vedere subito. Entriamo un attimo, diamo uno sguardo veloce. Ok, qui abbiamo i nostri filari. Qui abbiamo la nostra piccola cantinetta, se vogliamo chiamarla così. Qualche cassettina di vino, qualche botticella, insomma, non è assolutamente male, è carino come posizionabile. Questi sono tutti i nostri filari che noi però non toccheremo mai, nel senso che è tutta grafica, non si va all'interno del vigneto a raccogliere l'uva col carro, ma i bancari compaiono già direttamente esattamente qui. Mentre nel vigneto collinare che avevo presentato c'era la possibilità appunto di andare in raccolta direttamente col carro e di scaricare l'uva direttamente sul rimorchio. Qua purtroppo non si può fare così, però vabbè, pazienza, almeno questo è utilizzabile da tutti perché appunto è più contenuto nelle sue dimensioni. Ovviamente mod disponibile solo per PC, per console non si può utilizzare. Allora, abbiamo bisogno di diverse cose per utilizzare questa mod, ovvero abbiamo bisogno del compost e abbiamo bisogno degli Euro Pallet. Allora, per chi è nuovo del gioco, facciamo un giro veloce. Per il compost occorre utilizzare la Compost Master, magari vi lascio il link in descrizione di tutto quello che serve. Occorre utilizzare la Compost Master che non staremo qui a vedere come funziona perché per chi non la conosce ho già fatto la presentazione dedicata e quindi se la può andare a guardare basta che guardi sulla playlist presentazioni mod FS17 sul mio canale YouTube. Poi oltre al compost ci servono appunto gli Aero Pallet che li potete produrre con questa segheria e vi lascerò il link in descrizione anche di questa segheria, è molto semplice da utilizzare, basta solo mettere legno qua dentro in questo trigger e automaticamente verrà avviata la produzione di questi Euro Pallet. Ok, detto questo vi servirà anche il Cotton Universal, il pack Cotton Universal per utilizzare il gasolio all'interno della Compost Master ma anche per comodità per poter scaricare l'acqua all'interno della nostra mod, del nostro vigneto. Allora, qual è il problema, qual è l'inghippo? L'inghippo sta nel fatto che la versione più aggiornata di questa mod è la V1.1. Noi invece stiamo utilizzando la V1.0, quindi la vecchia versione. Che cosa cambia da una all'altra? Sono praticamente uguali, identiche. L'unica cosa che fa in più la versione 1.1 è quella di utilizzare appunto gli Euro Pallet che voi dovreste andare a scaricare qui. Perché stiamo usando la versione 1.0, la versione vecchia? Perché per un errore quasi sicuramente del modder, nella versione 1.1 non è presente il trigger di vendita dell'uva, quindi voi andreste praticamente ad utilizzare la mod a produrre i bancari d'uva, ma poi non li potreste vendere.
Quindi utilizziamo la V1.0 dove il trigger di vendita è presente, però non potete utilizzare i pallet, gli aero pallet. Perché vi dico tutto questo? Perché nell'ipotesi che esca una versione 1.2 dove viene corretto il problema, voi sapete che avete bisogno anche di questi pallet per utilizzare la mod. Ok, detto questo, direi che possiamo partire. Il funzionamento è abbastanza semplice. Occorre scaricare dell'acqua. Ok, che noi la scarichiamo qua. Perfetto, dovremmo già essere a posto. Stiamo già scaricando, sì, perfetto. Col tasto R stiamo già scaricando. Questa è la botte del pack Cotton Universe. Il pack di Maru, giusto per capirci. Spegniamo pure il motore, tanto siamo comunque in scarico acqua. E col nostro bel Iveco, con il nostro TurboStar, ci posizioniamo in modo da poter scaricare anche il compost. Allora, visto che abbiamo lo scarico laterale, parcheggiamoci un attimo da Cristiani. Ora una manovrina. Voilà, dovremmo essere giusti. Perfetto. Andiamo a scaricare il compost all'interno del nostro posizionabile. Ancora un pochettino. Ok, perfetto. Spegniamo tutto anche qua. Benissimo, a questo punto, visto che stiamo utilizzando la versione vecchia, non dobbiamo caricare gli Aero Pallet, non ci resta che attendere e iniziare a fare la produzione del vino. Non so se ci avete fatto caso, ma prima, mentre non c'era né l'acqua né il compost, non era presente l'uva nelle viti, ma si vedevano solo le foglie. Adesso invece c'è anche l'uva perché appunto la produzione è partita. Andando avanti col tempo, adesso io lo faccio andare avanti. Eccolo qua. È partita la produzione della nostra uva. L'uva compare in cassette sopra una pedana. Ed ecco perché nella versione 1.1 dovete anche scaricare gli Aero Pallet. Perché in teoria, ogni volta che riparte la produzione, che si crea una pedana di cassettine d'uva, voi dovreste anche avere la pedana stessa per poter depositare le cassettine d'uva. Quindi è una cosa carina ciò che ha fatto il modder. Peccato che non funge per ora, o meglio, la mod funziona, ma purtroppo c'è questo problema che nella versione 1.1 il trigger non è presente, il trigger di vendita. Qui non ve l'ho fatto vedere, ma c'è il pannello informativo. Se apriamo il menu F1, eccolo qua, se vi avvicinate, vi dice che le risorse richieste sono compost e acqua, che siamo entrambi al 97%, e siamo a 34% di produzione dell'uva, 37% in questo momento. Nella versione 1.1 vi compare anche la voce pallet, che qui non c'è perché appunto stiamo utilizzando la vecchia versione. Ok, acceleriamo ancora un po' il tempo, così andiamo a completare la produzione del nostro bancale. Avremo 2000 litri d'uva. Tac. Perfetto, produzione completa. A questo punto non ci resta che spostare il bancale in modo che la produzione possa riprendere. E noi andiamo subito a vendere questo bancale qua, giusto per farvi vedere che il tutto funziona. Si prendono circa... Ci sono anche i prezzi, 750 euro per 1000 litri. L'uva è qui. No, non compare neanche il prezzo. Boh, andiamo a vedere quanto si va a guadagnare con 2000 litri d'uva. Per comodità, il trigger di vendita l'ho messo qua in un punto che sia vicino, comodo da raggiungere, ma che non sia anche in mezzo all'erba, in modo che si veda tranquillamente. Mettiamo giù il nostro bancaletto. Porca, troppo forte. 190, 200 euro praticamente ho già preso, quindi sono
vediamo un attimo. 1100, 1200 più 2 su 1400, 1350 euro circa, con un bancale d'uva. L'unica scomodità in realtà di questo mod è che non c'è la possibilità di spostare automaticamente i bancali, ma ogni volta che la mod ha completato il suo ciclo, ogni volta che il bancale è completo, lo dovete spostare, altrimenti la produzione resta ferma. Ok ragazzi, vi lascio tutti i link in descrizione di ciò che vi serve, quindi Compost Master posizionabile, segheria posizionabile, vigneto, il pack Cotton Universal lo trovate sul mod hub ufficiale e basta, per il resto non vi serve altro. Ci vediamo ragazzi in un prossimo video. Ciao ciao!